benvenuti a una nuova puntata di Chef per Passione. Oggi prepariamo una ricetta veramente buonissima, golosissima e soprattutto super facile. Quindi vi do un consiglio: se dovete andare a fare pipì, andateci subito, perché poi non potete perdervi assolutamente neanche un minuto di questa trasmissione, perché vi risolverà una marea di cene, ve lo assicuro. Anche perché è vero che in teoria si può fare solo in certi periodi dell'anno, però in pratica si può fare solo in certi periodi dell'anno, perché in teoria lo potete fare sempre. Però visto che dobbiamo far credere di essere stati ore in cucina, invece ci siamo stati 5 minuti, lo potrete fare solo in autunno. E ora vi spiego perché. Perché stiamo andando a fare la crema di Monte Bianco, si legge? Sì, si legge. Crema di Monte Bianco. E voi mi direte, ma no, ma sarà difficilissima, sarà lunghissima da fare. E invece no, tutti saranno convinti che avete passato ore e ore e ore a bollire castagne, sbucciare castagne, mettervi lì, fare, e invece ci avete messo 5 minuti. Allora, dai 5 ai 10, dipende se la volete fare più ricca o meno ricca. Allora, questa ricetta è una ricetta che io ho trovato tantissimo tempo fa, quando ancora in tempi non sospetti non cuocevo neanche un uovo. L'ho trovata su un giornale molto simile, poi l'ho un po' modificata a mio piacimento e sono arrivata a questa conclusione che secondo me è perfetta. Quindi durante il periodo autunnale io mi tengo sempre questi ingredienti in casa, e fatevelo anche voi, datemi retta, e se per caso mi arriva l'ospite improvviso, so sempre cosa dargli da mangiare di dolce. Buttiamo nella plastica la plastica e andiamo a mettere in una ciotola abbastanza capiente, che noi purtroppo questa volta abbiamo bianca perché abbiamo rotto la ciotola grande trasparente, ma vi giuro che adesso ne compro un'altra, così poi vi faccio vedere meglio quello che andremo a fare. Però per adesso cerchiamo di sopportare così. Mettiamo in una ciotola la ricotta, vado a prendere la marmellata di marroni. Eccola qua, marmellata. Poi tra l'altro è un po' il discorso che facevamo l'altra volta di marmellata, confettura, questa addirittura crema, quindi non è né marmellata né confettura, non si è ben capito come la dovremmo chiamare, però è buonissima anche da sola, vi assicuro. Allora, abbiamo messo la ricotta e adesso andiamo a mettere la crema di marroni all'interno della ciotola insieme alla ricotta. Abbondate, vi assicuro, perché è strabuona. Così. In questo modo, mettendo la crema di marroni, scusate, perché se io la chiamo marmellata qua succede un disastro, perché marmellata, confettura, questa è crema, forse anche crema di marroni e vaniglia. Sì. E mettiamo la crema di marroni insieme alla ricotta e andiamo a mescolarla, e vi dicevo che non avete neanche bisogno di mettere lo zucchero, perché la crema di marroni è già molto dolce, quindi non c'è neanche bisogno di aggiungere zucchero, come per esempio dovete aggiungere, non so, se fate una crema al caffè. Qui niente zucchero perché la crema è molto dolce. Adesso andate a amalgamare molto molto bene la crema di marroni insieme alla ricotta, togliendo tutti i grumi che trovate, che facilmente vi farà la ricotta. Poi, quando siete riusciti ad amalgamarla per bene, che profumino, io adoro le castagne. Infatti questo è il motivo per cui vi dicevo che questa crema è buonissimissima e potete farla tutto l'anno, perché poi di fatto la crema di marroni la trovate tutto l'anno al supermercato. Però insomma, se volete far credere ai vostri ospiti di aver fatto le castagne bollite, di averle cotte per tipo 2 ore, passate nel colino e nel passaverdure e lavorate per 5 ore in cucina, difficilmente riuscirete a farglielo credere ad agosto. Quindi se volete un consiglio, questa crema preparatela in periodo di castagne comunque, perché così almeno vi crede qualcuno, altrimenti. Adesso mettiamo il nostro barattolino della crema di marroni qua, che io me li riutilizzo i barattolini. Poi andiamo a prendere un pochettino di panna
fresca di questa da montare e non zuccherate neanche questa. Non serve, vi assicuro, ve lo giuro, che non serve zuccherare neanche questa, perché la crema di marroni fa già tutto. Adesso andiamo a vedere di farci uccidere da Marco per il rumore che faranno le fruste. Aspetta, eh? Vediamo se riusciamo a non farci uccidere. Mi sa che ne fa un po' tanto. Aspetta, eh? Allora, noi iniziamo a montare così la panna, che vi ricordo, si sente? Non si sente un tubo? Allora, la metto un po' più basso. Vi ricordo che per montare la panna, tanto servirebbe una ciotola leggermente più alta, ma come vi ho detto prima, l'ho rotta. L'ho rotta prima, quando sono arrivata, e quindi non ce l'abbiamo. Ma soprattutto la panna, mi raccomando, deve essere sempre molto molto fredda. Per riuscirla a montare bene, la panna deve essere freddissima. Possibilmente dovrebbero essere fredde anche le fruste e anche la ciotola dove andrete a montare la panna. Adesso noi spegniamo un attimo, perché qua sta facendo veramente troppo rumore. Quindi facciamo ancora una cosa alla nostra crema e finisco io di montare la panna, magari durante la pubblicità, e continuiamo dopo quando la panna è già montata. Nella crema di marroni e ricotta andiamo ad aggiungere o dei marron glacé a pezzetti, di quelli che trovate nei sacchetti già pronti al supermercato, sono quelli rotti per capirci, che costano anche meno, oppure per carità anche i marron glacé normali se li avete, oppure le castagne, quelle bollite a vapore come le trovate già pronte. Ecco, eviterei le castagne secche invece. Quelle non vanno bene perché ovviamente sono troppo dure. Però mettete quello che volete tra marron glacé, pezzetti di marron glacé, castagne bollite al vapore, come vi pare. Le mettete, io stamattina metto quelle al vapore perché non ho trovato al supermercato i marron glacé, ma non succede niente. Li mettete e andate a mescolare ancora la crema di marroni insieme alle vostre castagne. Ora vado a prendere le gocce di cioccolato che ho lasciato là dietro, quindi vado a prendere le gocce di cioccolato, eccole qua, e andiamo ad aggiungerle alla nostra crema di marroni, ricotta, e le mettiamo tutte, sì, le finiamo, così le abbiamo finite e buttiamo carta nella carta e plastica nella plastica. Allora, plastica, carta. Andiamo a unire le gocce di cioccolato e magari poi facciamo anche un piccolo riassuntino di come abbiamo preparato questa crema. Ora io vi lancio la pubblicità mentre continuo ad amalgamare la nostra crema e ne vado a finire di montare la panna. Quindi lancio la pubblicità, mi raccomando non scappate, restate con noi, ci vediamo tra pochissimo, ciao! Bentornati e benvenuti a chi invece è appena arrivato e si è perso il primo pezzetto di preparazione di questa torta, di questa crema, perché io penso sempre alla crema Montebianco come una torta, perché tant'è, è il mio dolce preferito e infatti me lo faccio preparare anche per il mio compleanno, e non è semplicissimo perché io compio anni ad aprile e quindi preparare il Montebianco ad aprile non è proprio la cosa più semplice del mondo, però anche ad aprile riuscirete a fare questa crema favolosa, perché ci vogliono veramente 5 minuti per prepararla. Noi ce ne stiamo mettendo un pochino di più perché ce la stiamo un po' raccontando e vi racconto un po' di cose di questa cremetta, però vi assicuro che ci vuole veramente niente, e se vi tenete gli ingredienti in casa potete prepararla quando volete. Nella pubblicità noi abbiamo montato la panna, che abbiamo montato perfetta, perché se vedete, se girate così, non... questo è il modo per vedere che la panna è ben montata. E vi ricordo che per montarla benissimo bisogna che la panna sia freddissima di frigo e possibilmente anche la ciotola e possibilmente anche le fruste con cui andrete a montare la panna. Nella ciotola della crema abbiamo messo la ricotta, la crema di marroni o marmellata di marroni o confettura di marroni, insomma non so come si chiami, comunque ricotta, crema di marroni,
Niente zucchero perché la crema di marroni è già dolce. Abbiamo unito le castagne al vapore, se voi avete il marron glacé anche quelli a pezzettini vanno benissimo, e abbiamo unito anche le gocce di cioccolato. Ora, quando abbiamo unito tutto insieme e abbiamo creato una crema omogenea che vi faccio vedere, aspetta, così, questa crema omogenea, andiamo ad aggiungere la nostra panna montata, piano piano. Come vi ho già spiegato qualche puntata fa, ma adesso non mi ricordo esattamente in quale occasione, in quale ricetta, per unire la panna a una crema di questo tipo, dovete sempre fare con movimenti dal basso verso l'alto con una spatola e abbastanza delicati, che detto da me fa un po' ridere che io faccio le cose delicate, però cercate di farlo perché smontate meno possibile la panna. Mi raccontava una mia amica che è una super gran pasticcera che lei come trucchetto usa il fatto di prendere un cucchiaio di panna montata e, come mi dice sempre lei, sacrificarlo dentro alla crema in modo che l'aiuti a preparare il resto della panna montata che poi verrà unita. Quindi se volete fare anche voi come la mia amica super pasticcera bravissima, mettete anche voi un pochettino di panna dentro alla vostra crema per ammorbidirla leggermente e prepararla al resto della panna che verrà unita alla crema. Adesso, come vedete, la crema si sta un po' schiarendo ovviamente di colore perché unendo la panna montata si va a schiarire e sta diventando praticamente una spuma, non so come volete chiamarla, però sta diventando una roba meravigliosa. Quindi adesso finisco di unire tutta la panna e poi vado a prendere l'ultimissimo ingrediente, anzi gli ultimi due volendo, perché come ultimissimo ingrediente andremo a sbriciolare delle meringhette che io ho comprato, se devo essere onesta, io le ho comprate stamattina al supermercato, però se volete le potete fare anche voi. Se volete vi dico anche come, basta mettere 200 g di albumi, 200 g di zucchero a velo e un mezzo cucchiaino di amido di mais. Frullate tutto insieme con le fruste elettriche tipo quelle con cui ho montato la panna e le mettete in una tasca da pasticcere sopra la carta forno e le cuocete a 100 gradi per 2 ore. E così fate le meringhe. Se non avete voglia di cuocere le meringhe per 2 ore, perché mi rendo conto che non è che proprio tutti abbiano 2 ore da cuocere le meringhe, compratele come ho fatto io stamattina, che non succede assolutamente niente e non mettiamo in galera nessuno se compriamo 2 meringhette già pronte. Adesso, quindi vi dicevo, mettiamo le meringhette, ecco qua è pronta, secondo me è già pronta, aspetta che qualcuno nessuno, chi mi guarda? Eccola qua, vedi che, aspetta che io questa cosa ancora non l'ho capita, ok, va bene così, sì, si vede. Adesso vado a prendere i miei bicchierini trasparenti che sono là dietro, che io adoro questi bicchierini, poi dovrei anche, se io volessi fare le cose anche carine, però mi sa che non posso, aspetta che potrei anche provarci, aspetta. Adesso vi faccio una roba improvvisata per cui mi uccideranno, penso. Però, secondo voi, abbiamo un sacchetto da congelo? Mi sa di no. Niente, non vi posso fare la cosa divertente. Volevo farvi una cosa divertente con un sacchetto da congelo e farvi vedere che riuscivamo a usarlo tipo tasca da pasticcere, ma non ve lo posso far vedere. Vi giuro che ve lo faccio vedere in una delle prossime puntate. E invece andiamo a mettere la nostra crema di Montebianco dentro le coppone, dentro le super tazze, perché noi siamo tutti non a dieta e quindi abbiamo, direi decisamente non a dieta, e quindi noi facciamo delle porzioni un po' serie, così, e andiamo a metterci adesso sopra le nostre meringhette, che perché io non le ho messe dentro insieme alle gocce di cioccolato, alle castagne o ai marron glacé o che cavolo ci avete messo? Perché se noi le mettiamo subito con la crema e la panna, le meringhette diventano mollicce, quindi non sono buone. Onestamente la meringhette
molle attaccate alla crema non sono buonissime. Quindi vi consiglio di metterle solo e unicamente quando la crema è già pronta e l'andate solo a servire. Quindi mettete, però mettetele, perché sennò Monte Bianco non lo è più. Perché nel Monte Bianco ci sono le castagne, la panna, le meringhe e il cioccolato. Quindi è per questo che si chiama crema di Monte Bianco. Ora andiamo a mettere un pochino di meringa in questo modo. Andiamo a fare ancora una coppetta. E nel frattempo che io vado a riempire un'altra coppetta di crema di Monte Bianco, io vado a dirvi gli ingredienti che vedrete da questa parte. Esatto. Allora, noi abbiamo messo un pochettino di ricotta in una ciotola, poi abbiamo unito la crema di marroni, abbiamo unito le gocce di cioccolato, le castagne, in questo caso al vapore, se no potete mettere anche dei marron glacé. Poi abbiamo montato la panna molto fredda di frigo e l'abbiamo unita al resto della crema senza utilizzare zucchero. Quando abbiamo unito anche il resto della crema, abbiamo messo tutto dentro le nostre coppette e abbiamo decorato con le meringhette sbriciolate sopra, in questo modo. Come vedete, tempo di cottura questa volta facciamo zero, perché non abbiamo cotto niente, anche se vi assicuro che dal sapore di questa crema tutti saranno convinti che voi siete stati delle ore, ore, ore e ore a passare marroni e castagne bollite nel colapasta, no, come si chiama, nel passaverdure, e ci siete stati delle ore e invece ci abbiamo messo 20 minuti solo perché abbiamo chiacchierato, ve lo giuro, perché sennò ci avremmo messo molto meno. Ora io vado a assaggiare, perché è arrivato il mio momento di assaggiare, quindi vado a prendere la mia coppa e mi vado ad assaggiare la crema di Monte Bianco. Però, ora che ci penso, è troppo facile. Perché? Non la crema. La crema è troppo facile e lo rimane. Però è troppo facile che io assaggi e dica che buono, che meraviglia. Cioè, potrei assaggiarlo, potrebbe essere un'enorme schifezza. E io dire che meraviglia lo stesso. Perché giustamente l'ho fatto io e non sarebbe carino che io dicessi una cosa così. Allora, io questa coppetta qua, che è la mia, la metto qua insieme, scusate, al mio cucchiaino che è qua. E invece prendo l'altra coppa e oggi, sapete chi la faccio assaggiare? Eh no, mi piacerebbe farla assaggiare anche a voi a casa, però al momento la TV 3D non è ancora possibile. Quindi mi toccherà farla assaggiare o a Camilla, o a Filippo, o a Marco. Chi scegliamo? Chi scegliamo? Allora, stanno facendo bim bum bam, ok, ha vinto Filippo, fantastico. Bene, ha vinto Filippo, quindi adesso mi sposto e vado a vedere cosa pensa Filippo della mia crema di Monte Bianco. E vediamo, allora, aspetta, Filippo, quindi ci metto anche una meringhetta sopra. Pronti? Allora, vediamo un po' cosa succede. Mi sento molto tipo Marcellino. Ecco, vediamo un po', beh... Ok, direi che il cucchiaino, come vedete, diciamo che ha sortito il suo effetto. Ecco, non vedete il dito di Filippo che fa ok. E direi che questa, Filippo, te la lascio perché è tua. Cami, non ti offendere. Questa te la lascio col tuo cucchiaino. Direi che la prova, Filippo, è anche superata. Io vi assicuro, vi prego, vi scongiuro, provate a fare questa crema di Monte Bianco, perché vi assicuro che nessuno immaginerà mai con cosa l'avete fatta e quanto tempo ci avete messo soprattutto a farla. Quindi, mi raccomando, continuate a seguirci, ci vediamo domani con un'altra puntata di Chef per Passione. Ciao!